Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mondo, la sinistra, ma anche il sindacato, di cui lei è stato un autorevolissima, direi, esponente, ebbene, sia la sinistra che il sindacato in realtà di queste persone qui non si sono mai occupate. Vero o falso? O comunque se ne sono occupate poco. Ma intanto bisognerebbe dire che le partite IVA sono tante cose differenti. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Perché è difficile ricondurle a una unicità. Posso dire che non è vero che non abbiamo provato a interagire, ad occuparci, cioè una, per esempio una categoria della CGIL, ma con gli omologhi in CISL e UIL che si chiama NIDIL, che si occupa esattamente di tutto quel mondo del lavoro che è tra l'autonomo, il panasubordinato e le nuove forme. Quindi non è vero che non ce ne si occupa, è anche vero, per esempio, posso parlare di un'esperienza che ho condotto personalmente, che era il tentativo di costruire un'analogia tra la tutela della maternità per i lavoratori dipendenti con la tutela della maternità per le libere professioni. Ho incontrato innanzitutto tra i libero professionisti molti ostacoli, perché non si sentono paragonabili e identificabili con i lavoratori dipendenti. Mi pare che sia, come dire, un mondo con tante contraddizioni, che su una cosa ha sicuramente ragione, e cioè quella che nella pluralità dei rapporti di lavoro, di forme di lavoro, bisognerebbe avere dei diritti universali, tema e proposta che la CGIL fece con la Carta Universale dei Diritti delle Lavoratrici. E che però al momento non ci sono. No, anzi, direi che ci sono molti che remano contro e costruiscono contrapposizioni. Basta pensare alla idea di costruire questa divaricazione tra come vengono tassate le partite IVA, come vengono tassati i lavoratori, che è esattamente un modo per costruire conflitto invece che cioè si mettono gli uni contro gli altri. Voglio girare l'osservazione a Castelli. Onorevole Castelli, senatore Castelli. Osservazione che io non